Sui giornali si legge del suo incontro con Pozzo sullo yacht a Capri. Avete parlato appunto di Miller o anche di Sanchez? Abbiamo parlato di belle ragazze, perché Pozzo, che ha una spiritissima moglie, si era contornato dei propri figli perché festeggiava il suo compleanno. Belli come me, lui è nato il 25 maggio, io il 24 maggio. Allora mi aveva invitato, mi diceva: senti, io sono a Capri durante il weekend. Dico: senti, io non ce la faccio arrivare venerdì sera, perché venerdì sera potrò arrivare verso mezzanotte a Napoli, non lo so. Insomma, poi alla fine ho capito, perché non avevo capito, io credevo che lui mi volesse parlare. In realtà, o volesse, sapendo che io sono, diciamo, uno che a Capri sono diventato per primo cittadino onorario di Capri, perché è come se ci fossi nato, pensavo che lui, che invece è più abituato alle isole Baleari, volesse avere una specie di guida di Cicerone, e invece voleva che io partecipassi a questo festeggiamento che ha fatto, contornato dai figli e da molti amici, moltissime ragazze, moltissimi giovani, e quindi io sono rimasto con loro. C'era Anima e Core, c'erano altri, c'era Simona Ventura, c'era tantissima gente, e quindi siamo stati così in simpatica compagnia fino alle 2 del mattino. Tutto qua, niente di più. Voi pensate sempre a Hitler, volete pensare sempre, lasciateci lavorare, fare i spenti, signori miei. Va bene, allora Gigi da capo, alla Juventus ha rotto, ora vuole Vidal dopo aver disturbato il Napoli per Inler. Ma a lei Vidal piace sempre? Le scrive Gigi. Ma guardi, i giocatori che piacciono sono sempre lì, ed è chiaro che la Juventus miri, così come il Genoa, così come il Milan, così come l'Inter, così come il Barcellona, così come il Bayern Monaco, cioè è chiaro che i giocatori di presunto valore sono tra i più richiesti, perché altrimenti ci dovremmo preoccupare, che facciamo, venire a Napoli dei fessi? E quindi voglio dire, è normale che tutti quanti si agitino e vogliano avere, ma poi questo è anche il gioco, ve l'ho spiegato molte volte, molto divertente, perché quello che a me pare chiaro, a più scafati del calcio, come dovrebbero essere i vostri ascoltatori, i tifosi in genere, i giornalisti soprattutto, non capiscono che i procuratori, ve l'ho spiegato già varie volte, più mettono interessati intorno ai loro oggetti di desiderio di vendita, e più fanno salire il mercato. Quante volte a me mi hanno messo in vendita i miei giocatori senza i veri interessati, cioè i club, ne sapessero qualche cosa? Per cui i miei collaboratori telefonavano ai vari grandi club e la salario: no, ma quando mai? Ma non abbiamo chiamato nessuno, non abbiamo cercato nessuno, ma erano gli stessi procuratori che, mettendo in giro l'idea, magari anche perché io capisco, è come gli attori scalpitano, e così i calciatori scalpitano, magari il procuratore si imbuona anche il calciatore che rappresenta e non farlo andare da noi. E magari sono obbligati dai stessi calciatori a sentire, a fiutare in giro, perché magari quello giocava in quel determinato club, magari la tifoseria non gli sta più bene, quello vuol cambiare aria, eccetera, eccetera, eccetera. Oppure c'è un problema, la moglie non si trova bene a vivere a Parigi e da Parigi vuole andare a Torino, o non si trova bene a Torino e vuole andare a Roma, o non si trova bene a Roma e vuole andare a Milano, o vuole andare a Barcellona, vuole andare a Madrid, o vuole andare a Londra. Cioè, le mogli poi, anche loro, contano molto in questo discorso. Vabbè, certo, tantissime mail per lei, è inutile che lo dica. Fabrizio le scrive: buongiorno, Fabrizio da Pozzuoli, volevo sapere se possiamo stare tranquilli, visto che si legge sui giornali di un'offerta di 28 milioni di euro del Manchester United per Cavani. Un po' ha già risposto, se vogliamo. Beh, sarebbe, cioè, mi si dovrebbe levare la patente non di presidente del calcio, ma di intelligenza, se io oggi come oggi vendessi Cavani veramente a meno di 100 milioni, cioè ridicolo, no? Beh, sicuramente. Diego le scrive: anzi, se io fossi Cavani, mi incazzerei e direi: un plauso a De Laurentiis che mi ha voluto rinnovare il contratto, ma che valgo così poco? Cioè, allora De Laurentiis deve diminuire lo stipendio? Gli ho chiesto troppo. Invece no,
io gli ho dato il giusto, lui si merita quello che io gli darò, assolutissimamente, e vale molto di più di quello che dicono questi signori. Quindi sono sempre voci che vengono messe così in giro o a giro, come si dice in gergo. Diego appunto le scrive e tanti altri, per la verità, se con la retrocessione del River Plate si può puntare ad acquistare la mela. Ma sa, lì innanzitutto stanno nei guai grossi. La mela ha bisogno di 2-3 anni di così, bisogna fare su di lui un grosso lavoro e un grosso investimento, allora non so quanto valga la pena pagarlo certe cifre, cioè se la mela con grande umiltà chiedesse, visto che ha dimostrato che non è che ha salvato la sua presenza in Red Bull e che è retrocesso, quindi se lui facesse un bagno di umiltà e dicesse a Napoli ci andrei anche gratis, o presso un altro club europeo, non è che deve venire per forza da noi, allora il discorso si potrebbe anche aprire, ma altrimenti, poiché qui ogni volta si parla di gioielli, come se fossero dei gioielli consolidati di Bulgari piuttosto che di Cartier, che hanno un valore indiscutibile sul mercato, invece non mi sembra che poi sia così. Io questo la mela so che è una forza della natura prospetticamente, però voi mi insegnate che prospetticamente bisogna poi vedere se non succede qualche cosa in itinere, quante volte uno ha creduto in un giocatore e poi questo giocatore si è rivelato non in linea con quelle che erano le previsioni. E poi ancora, devo dire, molte email ancora su Miller, perché per esempio Alberto da Casandrino forse ci spiega il motivo di tante email. Sky insiste, oggi è il giorno di Miller. Ma Sky deve pure lei tenere alta la tensione sul satellite, no? E quindi va benissimo così. Io difatti mi divertirò adesso, non so se farlo, mi devo concertare perché ci vuole tempo, ma poiché leggo anche un mare di cose inesatte, che delle volte mi viene anche così in mente, dico, ma come fanno a dire certe stupidate che vanno in contraddizione con quello che poi hanno detto prima, 2 giorni prima, una settimana prima, un mese prima, pronti a rimangiarsene, oppure fanno delle illazioni che sono veramente curiose. Allora forse potrebbe essere il caso di creare o in televisione o in radio, non lo so, come a mezzanotte si leggono i titoli dei giornali e si commentano, fare il commento di tutte le cose giuste e non giuste che i giornali dicono sul calcio Napoli. Questa potrebbe essere un'altra attività divertente. Beh, a proposito di cose che hanno scritto i giornali, le scrive Rodolfo da Posillipo, poi le facciamo ancora un paio di domande. Presidente, Italo Cucci su Roma scrive: Aurelio diventa tu Masanello, scrivendo una cosa che temo anche io, scrive Rodolfo, aspettato di un momento all'altro l'appello di qualche agitatore di Barbari affinché Roy Platini mandi ispettori a controllare lo stato igienico della città, sperando di dirottare altrove la sudata Champions. È un timore reale? Le chiede Rodolfo. Ma i timori ci sono sempre. Italo Cucci è un giornalista che io stimo molto, con grande piacere, un articolo la settimana scorsa straordinario, formidabile, nel quale poi diceva me ne vado in vacanza, e invece mi sembra che in vacanza non sia andata. Allora vorrei anche dirgli, Italo, siamo attenti anche ad aprire il nostro cuore per la città così sfacciatamente, chi leggendoci potrebbe veramente venire in mente di farci, di crearci un mind. Stiamoci zitti, vi conviviamo, diamo il tempo innanzitutto a De Magistris di organizzarsi, diamo il tempo alla città. Ho letto di questa così nave per allagare e per verificare, era molto interessante questo discorso. Bisogna, secondo me, guardate, io credo che De Magistris abbia bisogno di 60 giorni per così interagire con i suoi, fare un programma anche con i suoi, perché non è semplice insediare qualcuno, insediare eventuali piccoli ministeri di competenza all'interno del comune e poi non essere assillati, essere annullati dalla quotidianità, perché chiaramente la quotidianità la si può affrontare se la si è progettata, e questi signori non hanno avuto tempo di conoscersi, di progettarlo. Quindi diamo un sostegno, un forte, non critichiamo nessuno, siamo in emergenza, l'avevamo già paventata durante le campagne
politiche per le elezioni del nuovo sindaco. Io ero stato uno di quelli che aveva detto si riunissero tutti e quattro i candidati e cercassero intanto di smaltire e di risolvere il problema, perché quest'estate ne sta di mezzo l'immagine delle nostre, dei nostri gioielli, Capri, Ischia, Sorrento, la costiera amalfitana, che ci invidiano in tutto il mondo, e chiaramente Napoli è il porto di passaggio per accendervi, e quindi dovrebbe essere il massimo del massimo, come se fosse una grande stazione di smistamento, quindi dovrebbe essere perfetta. Purtroppo non lo è, però non lo diciamo, perché se lo diciamo e va in giro per il mondo, poi qualcuno può anche disdettare le proprie vacanze all'ultimo momento dicendo ma no, io che vado a fare, lì mi intossico, mi prendo qualche malattia. E allora stiamoci accorti, stiamoci soprattutto zitti. Poi a ottobre, novembre, dicembre, sì, superata l'emergenza dell'estate, vediamo che qualcuno comincia a fare il furbo o qualcuno comincia a dimenticarsene, e allora sarà compito civico di tutti quanti noi cittadini di Napoli e della Campania di ricordare a chi di dovere cosa si deve fare. Ultimissimi tre quesiti rapidissimi. Francesco Casalluovo, presidente, compra Cigago, anche Lavezzi nazionale lo ha invitato a giocare in Champions con Napoli. Ragazzi, ma voi non vi basta mai, secondo me voi siete bulimici, eh? Voi vorreste avere un canale di entrate con un apparato digerente di scarico totale, con un'iniezione diretta, perché per voi chi arriva arriva e poi se ne può andare con la stessa semplicità. Guardate che voi quando fate venire qualcuno a far parte del Napoli, se poi vi siete sbagliati o ci siamo sbagliati, dopo abbiamo colpevolizzato, penalizzato, reso impossibile la vita a qualcuno, spezzandogli sul nascere le sue capacità, le sue possibilità. Guardate che non tutti hanno il passaporto per poter vivere in una città straordinaria ma complessa come Napoli, o in una squadra o in una società così innovativa come il Napoli. E voi non dovete pensare che venire da noi è come quando uno va a Harvard, come quando uno va a Yale, e non è che tutti quelli che hanno studiato in qualunque città possono andare a fare l'università in quel posto, perché chiaramente direbbero i nostri giornalisti che si lamentano sempre ma come sono difficili questi di Yale, ma come sono difficili questi di Howard, sono impossibili, ma hanno delle regole ferree. Allora noi italiani non amiamo le regole, e invece sulle regole si basa tutto. Bisogna ricordarselo. Presidente, ultimissime quesiti, anche perché davvero è passato tempo, tantissime per lei, le chiedono di Zemai, di Rosati, di Nainggolan, di Maxi Lopez, di Gargano. Ecco, possiamo annunciare che non ai prezzi che dicono i giornali, che sbagliano sempre su queste cose, così la smettessero anche di parlare solo di cifre, per loro sono dei cifre rappresentanti. Abbiamo comprato Rosati è il secondo portiere del Napoli. Ah, bene. E quindi questa è la notizia, anche perché le chiedeva Roberto, la segue ogni giorno su Radio Marte, le ha sempre dato una notizia al giorno. Qual è la notizia di oggi? Possiamo dire di Rosati, allora. Rosati. Appunto, Alessio da Napoli, i miei consigli per gli acquisti, Nainggolan del Cagliari, Maxi Lopez, le piacciono? Condenso anche con quella di Federico, che chiede se è vero che all'Atalanta potrebbe andare Gargano, anche perché lì c'è Pierpaolo Marino. Gargano per il momento non è che perché sta lì, che per Paolo Marino, ma forse l'interesse Gargano. Federico intendeva, no, l'interesse. Sì, vabbè, ma vogliamo. Adesso Gargano è un giocatore del Napoli. Quando avremo noi deciso che non deve essere più un giocatore del Napoli, allora poi decideremo dove dovrà andare e dove no. Perché Gargano è un grandissimo calciatore, è una bellissima persona, è una persona che ha una famiglia straordinaria, ha un bambino che mi mangerei per quanto è bello e per quanto è buono, e quindi va tutelato, e quindi noi lo tuteleremo, fa parte della famiglia Napoli e noi non siamo abituati a non essere riconoscenti. Quindi se dovrà lasciare Napoli saremo noi che cercheremo la migliore soluzione per lui possibile. Perfetto, Presidente, nel ringraziarla le dico, oggi Hitler compie 27 anni, Campagnaro 31, li aspetta entrambi in maglia azzurra? Campagnaro è in maglia azzurra. Quindi aspetta a Napoli, allora Campagnaro dovrebbe arrivare nei prossimi. Ma voi mi fate sempre le domande finali a trabocchetto. Ci proviamo. Forza Napoli!